Giovanni Macchi legge Esperanto, tratto dal libro Tra amici di Amos Oz. Tornata nella sua stanza, Osnat si è versata un bicchiere d'acqua con succo di limone e si è tolta i sandali. È andata scalza alla finestra aperta e ha pensato che quasi tutti hanno bisogno di più calore e più affetto di quanto gli altri sono capaci di dare, e che questo scarto fra richiesta e offerta non ci sarà mai nessun comitato del kibbutz che riuscirà a colmarlo. Il kibbutz, pensava, cambia forse un po' le regole sociali, ma la natura umana non la cambia. E questa natura non è affatto semplice. Invidia, meschinità e cattiveria non c'è modo di estirparle con una votazione all'assemblea del kibbutz. Ha lavato il bicchiere con cui aveva bevuto e l'ha posato capovolto ad asciugare. Si è spogliata ed è andata a dormire. Fra il suo letto e quello di Martin c'era solo una sottile parete. Sapeva che se nella notte lui avesse tossito o ansimato, si sarebbe svegliata immediatamente, si sarebbe messa la vestaglia e sarebbe corsa ad aiutarlo. Aveva il sonno molto leggero. Le orecchie captavano ogni ululato di cane nel buio, ogni verso di uccello notturno e anche il fruscio del vento fra le siepi più folte. Ma la notte è passata tranquilla e solo una brezza gentile soffiava tra le fronde del ficus. Verso mattina è arrivata la rugiada sui prati e il chiaro di luna si è diffuso su ogni cosa, facendo luccicare le gocce di un pallore argenteo. Verso le 6 i piccioni hanno svegliato Osnat. Lei si è lavata e vestita, è andata a bussare alla porta di Martin, ha controllato come stava, ha preso il vassoio del giorno prima ed è andata al lavoro in lavanderia. Martin si è alzato con fatica, si è vestito adagio, ansimando per lo sforzo mentre si chinava per infilarsi le scarpe. Ha bevuto un po' d'acqua ed è andato alla calzoleria spingendo la bomboletta di ossigeno dentro un vecchio passeggino assegnatogli dal comitato sanitario. Camminava piano, strascicando i piedi, perché aveva il fiato corto, soprattutto sulla salita. Vicino all'officina dell'elettricista ha incontrato Naum Asheroff. I due hanno scambiato quattro parole di politica e sul governo di Ben Gurion. Naum ha detto a Martin che questo governo stava sfidando il mondo intero con le azioni di rappresaglia. Martin ha replicato che tutti i governi, senza alcuna eccezione, sono superflui e che il nostro lo era doppiamente, perché gli ebrei avevano già mostrato al mondo che un popolo può sopravvivere e financo fiorire per millenni sul piano spirituale e culturale senza avere nessun governo. Mentre parlava, Martin si è acceso mezza sigaretta, ma non ha tirato più di due boccate, perché non riusciva a respirare. Allora l'ha spenta e ha nascosto il mozzicone in tasca. Naum Asheroff ha detto: «Non fumare, Martin! Ti è proibito!» «Ci è proibito dire al prossimo cosa gli è permesso e cosa gli è proibito!» ha risposto Martin. «Tutti noi nasciamo liberi, ma poi ci creiamo dei vincoli a vicenda!» «Dobbiamo pur badare l'uno all'altro!» ha commentato tristemente Naum. Martin ha sorriso a denti stretti. «Va tutto bene, Naum. Tu non puoi fare a meno di farmi osservazioni e io non posso fare a meno di fumare. Ognuno di noi fa quello che deve fare. È tutto a posto.» Nella baracca del calzolaio, seduto sullo sgabello di vimini intrecciato e circondato dagli intensi odori di cuoio, lacca e colla, Martin ha posato la bombola dell'ossigeno su una cassetta accanto a sé e si è tirato la maschera sul viso. Così, a viso coperto,
ha impugnato il coltellino affilato da calzolaio e ha ricavato con precisione una suola sinistra da un foglio di cuoio, seguendo la sagoma che vi aveva disegnato a matita. Una bottiglietta di acqua tiepida lo aspettava per terra, ai suoi piedi. Ogni tanto abbassava un po' la mascherina e beveva due o tre sorsi. Il lavoro, diceva a se stesso, riporta ognuno di noi alla semplicità e alla purezza della nostra remota infanzia. Un'antica melodia spagnola, un inno trasognato della Repubblica ai tempi della guerra civile, è tornata in mente a Martin, che si è messo a canticchiare sottovoce. Un po' dopo le 8 è arrivato Yoav Carne, il segretario del kibbutz, e ha detto: «Sono venuto a disturbarti per qualche minuto. Dobbiamo parlare, noi due». Martin ha detto: «Siediti, ragazzo!» Ha tolto la bombola di ossigeno dalla cassetta, l'ha messa per terra accanto a sé e ha aggiunto: «Non ho posto da sedersi. Accomodati qui». Yoav si è seduto e Martin si è scusato di non avere del caffè da offrirgli. Yoav l'ha ringraziato e ha detto che non c'era bisogno di caffè. Martin considerava Yoav un giovane a modo, devoto e modesto, ma al pari di tutti quelli della sua generazione, privo di una visione globale. «Sono bravi ragazzi», pensava Martin, «ragionevoli e disposti a fare i lavori più duri, ma nessuno di loro è impetuoso, nessuno di loro è indignato per le storture della società». Adesso che la dirigenza del kibbutz era passata dalle mani dei pionieri fondatori a quelle di Yoav e dei suoi compagni, il kibbutz era condannato a scivolare lentamente verso l'imborghesimento. E le ragazze erano ovviamente il catalizzatore di questo processo. Fra 20-30 anni, i kibbutz sarebbero diventati niente più di graziosi quartieri residenziali, i loro abitanti dei pasciuti padroni di casa. «È così. Ultimamente alcuni compagni si sono rivolti a me per qualcosa che ti riguarda. Anche Lea Schindlin è venuta a parlarmi a nome del comitato sanitario. Il medico le ha detto esplicitamente che non puoi più continuare a lavorare in calzoleria. E noi siamo d'accordo. L'aria in questa baracca è soffocante. Gli odori di cuoio e colla ti fanno sicuramente male. Tutto il kibbutz ritiene che hai già lavorato abbastanza. È arrivato il momento di prendere un po' di riposo». «E chi lavorerà qui in calzoleria? Tu, magari?» Martin si è tolto la maschera per l'ossigeno. Ha preso dalla tasca il mozzicone spiegazzato di sigaretta, l'ha acceso con la mano tremula, ha aspirato il fumo e tossito. «Per il momento abbiamo trovato un lavoratore provvisorio che ti sostituisca. È un nuovo immigrato dalla Romania, calzolaio di mestiere, che vive qui vicino, nel campo di transito. Dal punto di vista morale, Martin, è davvero giusto assumerlo qui da noi e con ciò dare di che vivere a un'intera famiglia». «Un altro a salario? Un altro chiodo conficcato sul coperchio della bara dei principi del lavoro autonomo?» «Solo finché non si troverà un membro del kibbutz adatto a sostituirti in questo lavoro». Martin ha schiacciato prudentemente la sigaretta contro il piano del suo tavolo da lavoro, ha scrollato via la cenere nera e ha infilato il mozzicone nel taschino della camicia. Ha tossito e ronfato, ma non si è rimesso la maschera d'ossigeno sulla faccia. Il viso ricoperto di peluria bianca aveva un'espressione di tagliente ironia. «E io?» ha detto con un mezzo sorriso. «Finito? Caput? Spazzatura?» «Tu!» ha detto Yoav, posando una mano sulla spalla di Martin. «Tu potresti venire da me in segreteria e aiutarmi un'ora o due ogni mattina a sistemare le scartoffie. Abbiamo deciso di tenere d'ora in poi in un armadio apposito tutti i documenti della segreteria. Non proprio un archivio, magari, ma qualcosa di simile. Diciamo
il nucleo di un futuro archivio. Potresti venire da me a ordinare il materiale, lontano dall'aria soffocante della cazzoleria. Martin Vandberg ha tirato su da terra uno scarpone impolverato e senza la punta. L'ha posato cautamente, capovolto, sulla forma, ha spalmato la suola di una densa colla dall'odore intenso, inebriante. Ha scelto nella scatola sopra il tavolo alcuni chiodini e ha fissato la suola alla tomaglia con 5-6 rapidi e precisi colpi di martello. Ma come si fa a prendere una persona e da un giorno all'altro toglierle il lavoro contro la sua volontà solo perché la sua salute lascia desiderare? Ha pensato a voce bassa, come rivolto a se stesso e non a Joaf. A noi un tale crimine darwinista non sarebbe mai venuto in mente. Siamo solo preoccupati per te, Martin. Tutti noi vogliamo il tuo bene. E la decisione è del medico, non nostra. A questo Martin Vandberg non ha risposto. Alla sua sinistra c'era una piccola macchina da cucire, a pedale, che ora ha usato per ricucire un sandalo rotto. Ha fatto una doppia cucitura, l'ha assicurata con un piccolo fermaglio di metallo e ha posato il sandalo sullo scaffale alle sue spalle. Joaf Carney si è alzato, ha spostato con prudenza la bombola di ossigeno dal pavimento alla cassetta su cui era seduto e ha detto timidamente: «Non c'è nessuna fretta. Però pensaci, Martin. Noi ti preghiamo di valutare la nostra proposta. Per meglio dire, la nostra richiesta. Ricordati che qui tutti vogliamo solo il tuo bene. Il lavoro d'archivio in segreteria, un'ora o due la mattina, è pur sempre un lavoro. Non dimenticarti che in fondo è nel pieno diritto delle istituzioni di questo kibbutz trasferire un membro da una mansione a un'altra, sulla base di una valutazione del caso». Uscendo, Joaf ha ripetuto timidamente: «Non avere fretta di rispondermi. Pensaci un giorno o due, ragionevolmente». Martin Vandberg non ha riflettuto sulla proposta di Joaf e non gli ha dato nessuna risposta dopo un giorno o due, e neanche dopo un mese. Il respiro andava sempre peggio, ma alle mezze sigarette non ha mai rinunciato. A Osnat, che ogni sera gli portava dal refettorio un piatto coperto e una tazza coperta, diceva: «L'uomo è buono e generoso e ragionevole per natura. È l'ambiente che lo degenera». Osnat si domandava che cos'è l'ambiente. In fondo, secondo lei, erano altre persone. «Durante la guerra mi sono nascosto dai nazisti, Osnat, ma ogni tanto mi veniva voglia di vederli da vicino. Erano ragazzi normali, mica dei mostri, un po' infantili e dispettosi. Amavano scherzare, suonavano il pianoforte e davano da mangiare ai gattini. Però gli avevano fatto il lavaggio del cervello. E solo perché gli avevano fatto il lavaggio del cervello, hanno fatto cose tremende. Ma non erano tremendi, solo guasti. Erano state le idee nefaste a guastarli». Osnat taceva e in cuor suo pensava che al mondo la crudeltà era molto più diffusa della compassione e che talvolta la compassione stessa aveva la forma della crudeltà. Poi ha suonato al flauto 3 o 4 melodie, ha salutato Martin e ha preso con sé il vassoio con la cena che lui non aveva quasi toccato. Intanto pensava che la crudeltà è davvero insita nel profondo di tutti noi. Anche in Martin c'era una buona dose di crudeltà, quantomeno verso se stesso. Comunque, credeva che non avesse senso discuterne con lui, perché stava bene con la sua fede e perché era una persona che non faceva del male a nessuno e presumibilmente non l'aveva mai fatto in passato, quantomeno apposta. Osnat aveva capito che Martin stava sempre peggio
è andata a parlare con il dottore, il quale le ha detto che non c'era da aspettarsi nessun miglioramento e che prima o poi non sarebbe più riuscito a respirare e allora si sarebbe dovuto ricoverare in ospedale. Lea Schindlin, del comitato sanitario, aveva proposto di togliere Ausnat 4 ore settimanali dal turno di lavoro perché le dedicasse a Martin, ma Ausnat ha risposto che lei lo faceva per amicizia e non c'era bisogno di levarle delle ore di lavoro. Le serate in compagnia di quell'uomo malato, le sue conversazioni, la sua gratitudine, il mondo di ideali e pensieri che lui le dispiegava davanti, tutto ciò le era assai prezioso e tremava al pensiero che quel rapporto potesse finire in tempi non lunghi. Un giorno Ausnat ha appeso sulla bacheca degli annunci all'ingresso del refettorio un cartello scritto con la grafia appuntita di Martin. Annuncio per gli interessati. Ogni mercoledì, fra le 6 e le 7 di sera, si svolgerà alla sede del circolo sociale una lezione di Esperanto, sotto la guida di Martin Vandberg. L'Esperanto è una lingua nuova e facile, il cui obiettivo è di unire tutta l'umanità e di diventare quantomeno una seconda lingua per tutti. È una lingua dalla grammatica semplice e logica, senza eccezioni alle regole, che si può cominciare a parlare e leggere dopo poche lezioni. Gli interessati possono scrivere il loro nome in fondo a questo messaggio. Si sono iscritti in 3. Per prima Ausnat, poi Zvi Provizor e per ultimo il giovane Moshe Yashar, dell'11ª classe del liceo. Il mercoledì successivo, spingendo il vecchio e cigolante passeggino con dentro la sua bombola d'ossigeno, Martin Vandberg si è faticosamente incamminato verso la sede del circolo sociale per cominciare il suo corso di Esperanto. Ausnat lo accompagnava sorreggendolo discretamente per il braccio, ma lui sfuggiva alla presa e si ostinava ad andare avanti con le sue forze. Camminava strascicando i piedi. Si è fermato più volte sulla salita perché aveva il fiato corto, ma era ben deciso, tanto che è arrivato al circolo con 10 minuti di anticipo e si è seduto ad aspettare i suoi allievi. Nell'attesa ha fumato mezza sigaretta, ha aspirato aria attraverso la mascherina dell'ossigeno, ha sfogliato i giornali della sera e vi ha trovato solo crudeltà e bruttura, nonché una buona dose di lavaggio del cervello. Ausnat gli ha servito una tazza di tè presa dal bollitore in un angolo. Martin ha posato la sua mano grossa e rugosa sulla sinistra di lei, che era delicata e affusolata, e vi si riconosceva ancora il segno chiaro della fede nuziale che si era levata quando Boaz l'aveva lasciata. Poi le ha tolto la mano da sotto quella di lui e l'ha posata sopra, sul dorso. Sono rimasti in silenzio, le dita di lei che coprivano quelle di lui con le unghie bluastre per mancanza d'ossigeno, finché la porta non si è aperta ed è arrivato V. Provizor, che ha mormorato un buonasera e si è seduto in un angolo, vicino alla radio, la schiena curva e il viso abbronzato e rugoso chino verso le gambe, ad aspettare in silenzio. Martin ha detto a V qualche parola in lode del giardino del kibbutz e Ausnat ha aggiunto che le piacevano soprattutto i pergolati di vite e la fontana con i pesci che aveva fatto davanti al refettorio. Disse a V che aveva reso il kibbutz Yekat un posto dove fa piacere andare in giro. V ha ringraziato i due e ha detto che era spiacevole che da noi alcuni ragazzi, per fare più in fretta, attraversassero i prati appena bagnati, perché così li rovinavano. Mentre lo stava dicendo, è arrivato Moshe Yashar. Ha chiesto educatamente se la lezione era aperta solo ai membri del kibbutz o anche agli studenti della scuola interna. Martin Vandberg ha risposto: «Noi non abbiamo confini e limitazioni. Per principio, siamo contro i confini». Martin ha tossito e ha cominciato la lezione con una breve spiegazione. «Quando tutta l'umanità parlerà una lingua comune, non ci saranno più guerre, perché la lingua comune impedirà le incomprensioni fra gli individui e anche fra i popoli». V. Provizor ha commentato che tedeschi ed ebrei tedeschi
parlavano anche loro la stessa lingua, il che non ha impedito la persecuzione e lo sterminio. Moshe Yashar ha alzato timidamente la mano e quando Martin gli ha dato il permesso di parlare, ha fatto presente che anche Caino e Abele parlavano presumibilmente la stessa lingua. Martin gli ha chiesto come mai allora lui era venuto qui a studiare l'esperanto. Il ragazzo sembrava non sapere cosa rispondere. Dopo un po' è riuscito a mormorare a voce bassa che forse lo studio dell'esperanto lo avrebbe aiutato in seguito a imparare altre lingue. Martin ha fumato mezza sigaretta, ha sbuffato, tossito profondamente e spiegato che in esperanto c'erano circa 8.000 radici, non di più, e che da quelle radici si formava tutto il lessico necessario. Le radici erano prese dal greco e dalle lingue latine. Le regole grammaticali erano 16 in tutto, senza eccezioni. Alla fine della prima lezione, Martin ha insegnato ai suoi allievi come si dice in esperanto il primo versetto del libro della Genesi. En la comenco Dio creis la cielon, kai la teron. In principio Dio creò il cielo e la terra. V. Provisor, che nelle ore libere traduceva in ebraico le opere dello scrittore polacco Iwaszkiewicz, ci ha pensato un po' su e poi ha detto che in effetti l'esperanto sembrava facile e logico perché gli suonava un po' simile allo spagnolo. Moshe Yashar segnava tutto sul quaderno. Martin ha detto che le parole torbide avvelenano ovunque il rapporto fra gli uomini e per questo, quando sono precise e nitide, possono sanare questo rapporto, a condizione che siano giuste, le parole, e si esprimano in un linguaggio comprensibile a tutti. Il ragazzo Moshe Yashar non ha detto nulla, ma dentro di sé ha pensato che la tristezza viene prima delle parole. Quando Martin ha usato l'espressione «senza compromessi», a Moshe è venuto in mente che anche la decisione di Martin di fumare mezze sigarette invece di sigarette intere era in fondo una specie di compromesso. Dopo la lezione, Osnat ha accompagnato a casa Martin con il suo passeggino che ospitava l'ossigeno. Era molto stanco, aveva male dappertutto e il respiro talmente corto che ha deciso di rinunciare alla mezza sigaretta della sera. Con molta fatica si è convinto a mangiare qualche cucchiaio di yogurt. Poi Osnat l'ha aiutato a togliersi le scarpe e sedersi sul letto, appoggiato ai cuscini, ad aspettare che arrivasse il sonno. Gli ha suonato al flauto la canzone del fiume e della vacca e quella sui sogni con cui giocare. Poi l'ha salutato, prendendo con sé il vassoio della cena, che ha posato su un gradino del balcone prima di andare a fare la sua passeggiata serale lungo il viale dei cipressi. La notte l'ha sentito tossire dietro la sottile parete che separava il suo letto da quello di lui, ma quando si è alzata e messa la vestaglia, la tosse ha smesso e non si è più sentita fino al mattino. Il secondo incontro dei partecipanti al corso di Esperanto è stato rimandato, perché il giorno prima le condizioni di salute di Martin Vandberg erano peggiorate. È arrivata l'ambulanza e l'ha portato all'ospedale dove l'hanno messo nella tenda ossigeno in terapia intensiva. Ogni mattina stava con lui Lea Schindlin per conto del comitato sanitario, mentre nel pomeriggio le dava il cambio Osnat. Martin teneva per lo più gli occhi chiusi. Ogni tanto mormorava qualcosa. Ogni tanto sogghignava. Gli occhi erano sprofondati nelle orbite e i capelli ispidi erano più arruffati che mai. Se gli parlavano, annuiva. Ogni tanto riusciva a dire un grazie alle compagne che facevano il turno al suo capezzale. Verso sera si lamentava che non aveva più la forza di concentrarsi e pensare. Una volta che due energiche infermiere erano venute a cambiargli il pigiama, ha improvvisamente sogghignato e detto loro che la morte è anche lei un'anarchica in fondo. Non ha nessun rispetto per il ceto, gli averi, il grado di istruzione e il potere. Per lei siamo tutti assolutamente uguali. Queste parole
gli sono uscite spezzate e poco chiare, ma Osnat, che era seduta vicino a lui, le ha capite. Ha sentito di volergli bene e che doveva trovare in fretta il modo per farglielo sapere. Non avendo trovato le parole per dirlo, gli ha preso la mano calda fra le sue, che erano piccole e fredde. Dopo 5 giorni, i suoi polmoni hanno smesso di ispirare l'ossigeno che veniva somministrato e Martin è morto per una crisi respiratoria. Osnat, che era seduta vicino a lui, gli ha accarezzato dolcemente la fronte e gli ha chiuso gli occhi prima di andare al telefono in corridoio e comunicare il decesso a Yoav Carney, il segretario. Yoav ha mandato un furgone con l'autista per prendere Osnat e riportarla a casa e per ricondurre la salma al kibbutz. Lì, nella sede del circolo, dentro la bara coperta da un lenzuolo nero, il corpo è rimasto tutta la notte e l'indomani mattina fino alle 10, ora fissata per il funerale. Sulla bacheca degli annunci, davanti all'ingresso del refettorio, Yoav ha appeso un piccolo messaggio che aveva scritto a macchina con un dito solo. Il nostro compagno Martin Vandberg è deceduto stasera. Il funerale si svolgerà domani mattina alle 10. Se qualcuno ha notizia di parenti di Martin, è pregato di comunicarlo con urgenza a Yoav. Nessun parente è stato rintracciato. Al funerale erano presenti solo membri del kibbutz Yekat. Era una mattina tersa. Non faceva troppo caldo, perché c'era un venticello che soffiava da ovest e rinfrescava l'aria. Le cime dei cipressi tutto intorno al cimitero stormivano nella brezza. Nell'aria c'erano un'infinità di farfalle, accompagnate dai rumori dei campi e dei frutteti. E c'era anche un vago sentore di fumo. 50, forse 60 compagni e compagne si sono radunati per l'estremo omaggio, tutti in tenuta da lavoro, perché il funerale era in orario di lavoro. Ci si è stretti intorno alla fossa aperta ad aspettare. L'attesa è stata un po' lunga. Nessuna cerimonia religiosa, perché Martin aveva lasciato al comitato sociale un biglietto con cui chiedeva di essere sepolto senza rabbino e senza preghiere. David Dagan, l'insegnante, ha pronunciato qualche frase a nome di tutti noi. Ha descritto Martin Vandberg come un irriducibile idealista che aveva sempre vissuto all'insegna della propria fede. Quasi sino all'ultimo giorno, ha detto David Dagan, il nostro compagno Martin ha lavorato in calzoleria. Quasi avesse avuto lui la responsabilità simbolica di ogni nostro passo. Dopo di lui ha parlato Yoav Carney a nome della segreteria. Ha ricordato che Martin era sempre stato una persona sola, un sopravvissuto che durante la Shoah in Olanda era stato nascosto. Aveva visto con i suoi occhi di quali bassezze è capace l'uomo e tuttavia era arrivato da noi armato di un'incrollabile fede nell'umanità e nel futuro, pieno di ardore per la giustizia. Non di rado, ha detto Yoav, la sua coerenza e la sua fedeltà agli ideali ci avevano lasciato a bocca aperta. Era un uomo tanto di ideali quanto di operosa quotidianità, un uomo di principi e di lavoro, senza compromessi. Alla fine del suo discorso, Yoav ha menzionato la nostra compagna Osnat, che si era devotamente presa cura di Martin durante la sua malattia, e ha concluso manifestando la speranza che la figura del nostro compagno Martin continuasse a essere fonte di ispirazione per tutti noi. Dopo la cerimonia, su richiesta di Yoav, davanti alla fossa aperta, Osnat ha suonato la canzone sui sogni che Martin amava tanto. Alcuni l'hanno accompagnata canticchiando sommessamente, altri muovendo le labbra. V. Provisor, Naum Masheroff e Ronnie Schindlin hanno preso la pala insieme ad altri compagni e cominciato a coprire la bara con la terra. La terra sollevava polvere e il legno della bara faceva un rumore sordo e secco quando incontrava le zolle. Ronnie Schindlin a momenti cascava sulla montagnola di terra.
David Dagan ha dovuto tenerlo e dargli una mano per aiutarlo a reggersi in piedi. Osnat stava ripensando alle parole un po' retoriche che Yoav Carney aveva usato per descrivere il defunto e ha deciso che non le piacevano. E tuttavia voleva bene a tutti i presenti lì al funerale. Nutriva un sentimento che non sapeva da dove venisse, donde fosse scaturito, eppure sapeva che l'avrebbe accompagnata ancora per molti giorni. La fossa è stata riempita e sulla tomba è rimasta ancora per un po' una nuvoletta di polvere. Ronnie Schindlin ha detto: «Non ce ne sono quasi più di persone così». Ha raccolto le 5 vanghe usate per coprire la bara, le ha caricate su una piccola carriola e se n'è andato. Dopo di lui, anche gli altri si sono dispersi a gruppetti, ognuno di ritorno al proprio lavoro. David Dagan ha ricordato a Moshe che la prossima ora di scuola sarebbe cominciata dopo un quarto d'ora e se n'è andato. Moshe ha aspettato ancora un po' e poi se n'è andato anche lui. Osnat è rimasta sola davanti alla montagnola di terra, ad ascoltare il canto degli uccelli e il ronzio di un trattore in lontananza. Si sentiva calma e serena, come se non ci fosse appena stato un funerale, bensì una bella chiacchierata di quelle che fanno bene. Poi, tutto a un tratto, le è venuta voglia di dire 2 o 3 parole in esperanto, ma non era riuscita a imparare niente e non sapeva cosa dire.